Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. A settembre abbiamo chiesto al sindaco Barbieri e al candidato Torriani di aiutarci a fare subito chiarezza per spingere verso il riconteggio dei voti. I legali di Barbieri hanno chiesto l'immediata legittimazione del voto, ma al contempo hanno operato per mesi una strategia difensiva che tendeva a non far decidere il TAR e a spostare la decisione sulla magistratura ordinaria, con l'unico fine di dilazionare i tempi. Sono le parole di Pierezio Ghezzi, che questa mattina ha parlato ai giornalisti nella sede del partito. Il candidato sindaco del centro-sinistra ha voluto replicare le parole di Carlo Barbieri. Il sindaco di Voghera, in un'intervista al quotidiano locale La Provincia Pavese, aveva definito Ghezzi responsabile di tutte le ingenti spese che con un ritorno alle urne graverebbero sulle casse cittadine. Il 31 maggio dello scorso anno, spiega il leader del Partito Democratico Oriense, ci siamo accorti subito che qualcosa non tornava ed abbiamo agito con la massima celerità possibile. Il 3 giugno, prima del secondo turno, nella sede del seggio centrale di controllo, abbiamo chiesto che si operasse il riconteggio, ma la legge non l'ha consentito. Attraverso i nostri rappresentanti siamo riusciti a far verbalizzare al magistrato che c'erano profonde incongruenze tra il dato reale e quello copiato dai verbali. Abbiamo agito subito per bloccare il ballottaggio, ma nuovamente la legge ci ha rimandato a settembre. È vero che le elezioni costano, ma non possiamo pensare che per evitare alcuni costi alla città gli elettori non sappiano per chi hanno votato. Pierezio Ghezzi, che il 19 gennaio in un'intervista a JabTV si era detto intenzionato a chiedere al sindaco Barbieri di sospendere ogni decisione di carattere strategica, come le nomine in ASM e gli aspetti legati all'attività e agli investimenti, chiarisce che non c'è alcuna intenzione di bloccare l'attività dell'amministrazione, anche se sottolinea in questi mesi non è stato fatto nulla. In particolare Ghezzi si chiede che fine abbiano fatto le 60 telecamere promesse dalla giunta di centrodestra. La nostra volontà è quella di andare velocemente alle elezioni, conclude il leader del PD, ma dovrà esserci un terzo che arbitra la contesa. Per questo, se non lo farà il TAR, chiederemo alla prefettura che ci sia un commissario prefettizio che venga qui a governare la città. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.